reti che le abbiamo viste all'inizio soltanto sulla collina di Policoro e sulla collina dell'Incoronata, li vediamo oggi dispersi, non è giusto, disseminati su uno spazio immenso, tra, si può dire, tra il Basento e al di là del Sini, a valle, diciamo, a sud. Allora, cioè potremmo dire addirittura che a quei tempi si trattava di una megalopoli. Non megalopoli, però non urbanizzata, se si può dire megalopoli non urbanizzata, perché li vediamo a gruppi, da Piano Solazzo li vediamo a Cugno dei Vagni, da Cugno dei Vagni li vediamo adesso a metà punto, proprio nell'azzurro, metà punto. Solo lì abbiamo fortificazioni, cinture, sì, i mattoni crudi, ma anche il mattone crudo richiede una forza, richiede un'organizzazione sociale, economica, sociale. L'archeologo di Nuova Speranza, che era l'unico anno sopravvivente della Basilicata, è stato iscritto nell'elenco dei cittadini illustri di Policoro. Con un pizzico di autoironia, lo stesso Agamestiano ha così commentato: che sono veramente molto commosso per questa onorificenza che, pensando, mi l'avete data per ordine alfabetico ad Agamestiano, allora il primo di tutti, oppure quell'altra che è più dolorosa per me, per l'anzianità. La cerimonia si è svolta a Palazzo d'Ercole, sede dell'Assemblea Municipale. Un nuovo riconoscimento per Agamestiano, considerato uno dei maggiori artefici del recupero della storia e della identità archeologica dell'antica Eracleia, da cui Policoro trae le sue origini. Di origine rumena, Agamestiano ha legato il suo nome alle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi 30 anni in Basilicata, soprattutto tra le necropoli indigene, enotrie e anelleniche. Nel corso della cerimonia di ieri, il sindaco di Policoro, Arbia, ha illustrato le finalità dell'Albo d'Oro. Sono seguite le testimonianze di Amerigo Ristucci, Rocco Mazzarone, Francesco D'Andria e Cosimo Damiano Fonseca. Al termine la consegna di una targa d'argento all'illustre archeologo. Già cittadino onorario a Castronuovo Sant'Andrea, dove ebbe il premio Una vita per la Lucania, e di altri comuni della regione, Dino Agamestiano vive da molti anni a Policoro, la città che ora lo ha insignito dell'onorificenza e lo ha iscritto nell'Albo d'Oro come primo cittadino della Basilicata, terra di funebri memorie, quasi a riparo dalle grandi tempeste della storia, sembra anacronistica se non fosse che proprio qui ad Aliano il ricordo del come eravamo si trasforma, cambia volto, ma conserva tuttavia i valori del nostro recente passato. Ad Aliano, nel nome dello scrittore e pittore torinese, è ancora un premio allo scrittore Michele Prisco, che non è potuto intervenire, e all'archeologo Dino Agamestiano, rumeno d'origine ma lucano d'adozione di affetti. La descrizione di Carlo Levi è molto reale, molto viva ma molto reale. Perciò ogni qualvolta in aereo, in elicottero o in macchina arrivo da queste parti, c'è sempre un battito di cuore, e questo battito di cuore io lo so a che. L'archeologo Dino Agamestiano è stato proposto dall'assessore alla formazione della Regione Basilicata Salvatore Blasi, consulente in progetti ed attività nei settori dei beni archeologici e culturali. L'iniziativa della Giunta è finalizzata a mettere al servizio delle strutture regionali e ministeriali che si occupano di tutela e valorizzazione dei beni culturali la preziosa professionalità dell'archeologo di fama internazionale e al tempo stesso di garantire allo studioso, che oggi ha 86 anni, più adeguate forme di assistenza sanitaria e personale. Agamestiano, che vediamo in queste immagini tratte dall'archivio della RAI, è considerato il padre dell'archeologia lucana. Al suo nome sono legate le più importanti scoperte degli antichi popoli italici, chiamati enotri. La Basilicata, ha sottolineato l'assessore Blasi,
gli deve profonda e sentita riconoscenza, perché la passione dell'archeologo rumeno ha dato importanti risultati di nuovi ritrovamenti di siti e in termini di valorizzazione delle aree archeologiche della Magna Grecia nella zona del Metapontino. Dino Adamestiano è stato il principale artefice del rilancio dell'archeologia nei luoghi della Magna Grecia. A lui si devono le principali scoperte in Basilicata. Il suo nome è legato a Metapontum ed Eraclea, ma soprattutto agli scavi effettuati nelle aree indigene anelleniche come Serra e Rossano di Vaglio. Vaglio ha la sua importanza, ma non è soltanto Vaglio, perché loro erano perduti. La tribù degli Enotri, che si trovava a Serra di Vaglio, venerava la dea Utiana o Mefitis. Questo è vero. Questo Utiana, di cui non abbiamo una fotografia, un'idea di come era. Era veramente un capo tribù, era semplicemente allora di un capo di un gruppo di Vaglio di Basilicata. Oggi Dino Adamestiano vive nella sua casa di Policoro. Dopo aver donato i suoi libri alla biblioteca e al museo, conserva solo alcuni reperti copiati da un valente figuraio, come una splendida urna funeraria dell'VIII secolo a.C. Dino Adamestiano è stato un ambasciatore della Basilicata nel cuore dell'estate. Le sue scoperte sui popoli anellenici, a distanza di 30 anni da uno storico convegno che si svolse a Potenza, sono state ricordate oggi a Policoro. Pare, secondo quella che era una storia raccontata da Dino Adamestiano, che l'abbia scelta lui, la Basilicata, l'abbia disegnata, delineata, l'ha inventata, insomma, si può dire. E quindi, anche se c'era stata, come abbiamo appreso oggi, una richiesta dalla stessa Teodoria, dalla stessa Basilicata, di avere una soprintendenza, e appunto la versione che noi conosciamo è che Dino Adamestiano aveva chiesto di poter occuparsi di una regione che era stata fino ad allora trascurata, cioè disattribuita ad altre sovrintendenze vicine. Mettere a confronto le esperienze di ieri con quelle di oggi, con le metodologie più raffinate, forse ci aiuta a capire quell'indigene che Adamestiano voleva capire e che ci ha insegnato a capire. Voglio dire, e quello per noi è fondamentale, dico, mantenere queste tracce come binari che in qualche maniera stiamo seguendo, sono i binari che Adamestiano ha tracciato, quindi conoscere gli indigeni, conoscere i greci, vedere da questo rapporto, da questa osmosi che cosa è venuto fuori. L'archeologia dimostra proprio questo, i materiali servono per dare concretezza a questa simbiosi, a questa relazione, a questa unione. Grazie agli scavi e alle ricerche compiute da Dino Adamestiano, che nel 71 poi arrivò a fare una grande mostra ad esporre questi materiali, i popoli anellenici in Basilicata, tenuta presso il Museo Provinciale di Potenza, che aprì veramente nuovi orizzonti alla ricerca archeologica in questa regione e fece comprendere l'importanza delle comunità indigene proprio grazie ai loro rapporti con i coloni greci. E da lì è nata tutta una serie di ricerche, di interventi che ancora oggi sono condotti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata e che hanno permesso di ricostruire tutto il quadro del territorio e della storia dell'interno della Basilicata. Un frammento della grande popolazione dell'Italia che avevano occupato questa parte della centrale Lucania, ma a un certo momento si sono imposti e hanno combattuto anche con Greci e con gli altri popoli loro coetanei in Italia, hanno dovuto combattere per poter avere un po' di spazio. Dino Adamestiano compie 90 anni. Il suo nome è ormai legato alla storia della Basilicata, non solo a quella degli ultimi decenni, ma alla storia più remota, all'VIII secolo a.C. e prima ancora. Sono stati i suoi studi, le sue ricerche, i suoi scavi a far emergere antichi popoli italici, gli Enotri appunto,
tribù anelleniche come quella degli Utiani a Serra di Vaglia. Quello che c'è ancora da intorno cavare è dove è il santuario di oggi e specialmente le sue sorgenti dell'acqua, perché questo è dei Lucani, guerra e acqua. I suoi album sono preziose testimonianze di un impegno durato tutta una vita. Di origine rumena, è nato il 25 marzo del 1913, Dino Adamesteanu è stato il primo archeologo in Italia ad introdurre la fotografia aerea nel rilevamento delle zone archeologiche. Tra i suoi ricordi più cari c'è infatti la foto che lo ritrae insieme ad Aldo La Capra, il compianto giornalista fotografo tra i suoi principali collaboratori. Avevamo verso la fine degli anni 60 la fotografia aerea. La fotografia aerea era già entrata nella ricerca archeologica. Oggi ci sono computer, ci sono tante, tante altre novità, ma allora era l'operaio e qualche cosa di speciale, fotografia aerea. Dopo la laurea nel 1945 è stato bibliotecario dell'Istituto Archeologico Germanico, direttore degli scavi a Gela in Sicilia, ispettore della sovrintendenza di Agrigento, capo missione del gruppo di archeologi impegnato in Afghanistan e poi sovrintendente archeologo della Basilicata dal 64 al 77. Tra le migliaia e migliaia di tombe che sono state a Megaponto, a Taranto, a Sibari, però l'unica tomba che ho sognato di trovarla era quella di proprio del grande Pitagora. Forse si troverà la tomba di Pitagora quando troveremo il suo ginocchio d'oro. Adesso che lei dice, fa questo confronto che è molto importante. Però... parte di questa maratona che abbiamo avviato e iniziato questa mattina per ricordare la figura di un grande maestro, di Dino Adamesteanu, l'uomo e l'archeologo, a distanza di 100 anni dalla nascita. Abbiamo ricordato che Dino Adamesteanu nacque il 25 marzo del 1913, oggi siamo al 23 marzo, ma perché abbiamo dovuto anticipare di 2 giorni, considerando che il 25 è lunedì, quindi oggi siamo a sabato e c'è stata la possibilità quindi di organizzare questo incontro e questo ricordo dell'uomo e dell'archeologo, dicevamo. E allora proseguiamo, prima della inaugurazione poi di questa mostra a lui dedicata, con l'intervento del sovrintendente Antonio De Sia. Posso parlare senza microfono? Si sente lo stesso? Pronto? È meglio, è acceso, va bene. Dicevo, innanzitutto, grazie per essere venuti, chiedo scusa per il disturbo, il fastidio che molti di voi sono costretti a subire, visto anche le ristrettezze del posto. E sinceramente non pensavamo a un afflusso così numeroso. Vi ringrazio per questo motivo e vi chiedo scusa ancora una volta, perché vi costringo a stare lì in piedi. Forse al prossimo incontro potremmo farlo in una sala più grande, in quel caso il fastidio sarà sicuramente più ridotto. Quindi grazie per essere venuti. Prima Rocco diceva il 23 non è il giorno della nascita del Adamesteanu, il 25 è quello anagrafico, quello ufficiale, ma visto che il padre ha avuto la possibilità di una licenza, è nato il 19 Adamesteanu, però raccontava sempre, il 19 aveva fatto tanto di quella neve che il padre aspettò prima di dichiararlo, lo dichiarò il 25,
Quindi se il padre ha dedicato il 25, noi facciamo la festa il 23. A parte questa, la vedrò un po', perché la settimana prossima ci sono stati parecchi problemi. Quindi una piccola licenza che siamo concessi. Grazie all'autorità presenti, grazie al presidente De Filippo che ci onora la sua presenza, grazie al direttore regionale per i beni culturali che in tutte le fasi dell'organizzazione sono sempre vicino e ha stimolato l'iniziativa, grazie al sindaco di Policoro. Nel momento in cui l'ho incontrato insieme all'amico Bianco, l'ho incontrato per organizzare questi due eventi, il convegno della mattina e la mostra del pomeriggio, è stato veramente di un entusiasmo sorprendente, lui e tutta la sua giunta. Dico anche molti assessori, molti consiglieri sono stati disponibili a collaborare e dall'altro un ottimo risultato. Ringrazio quindi il sindaco, attraverso lui tutti i suoi perfetti collaboratori. Ringrazio, ho visto arrivato il senatore, anche il senatore Durazzi, l'amico Antonio Di Santo e tanti altri amici che sono presenti, non li nomino perché insomma l'elenco sarebbe lunghissimo, quindi a tutti quanti un abbraccio caloroso. Ringrazio, saluto per essere venuta e do anche le difficoltà che ho dovuto superare per venire alla collega degli artisti e storici, dottoressa Ragozzini. Quindi a tutti veramente un grande saluto, un grande abbraccio. E prima di raccontare rapidamente, questa volta lo dico e lo farò rapidamente, il percorso della mostra, permettetemi ancora una volta di portare il saluto di una persona che a fianco del Messiano ci ha passato moltissimi anni. Parlo della signora Ellen Dittmer. È stata una compagna silenziosa ma molto 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 attenta anche nella ricerca archeologica. A lei si devono gli scavi e le pubblicazioni per Rossano Di Vaglio, ma anche un importante contributo per la ricerca della Sirisi sulla collina di Policoro. Quindi veramente una persona che con tanta dignità ha saputo seguire ad Mestiano in tantissimi anni. Lei mi incarica, attraverso il figlio che è presente, mi incarica di portarvi a tutti un suo saluto e mi scrive: unita con voi in profonda gratitudine, vi mando un abbraccio per tutta la Basilicata. Sempre con voi la signora. Lei si amava fermarsi in questa, per noi la signora. Quindi anche oggi lei a noi trasmette il suo messaggio firmandosi la signora. Saluto con grande affetto le due nipoti che siamo riusciti a far incontrare oggi. C'è una nipote, un'archeologa che ha seguito più da vicino da Mestiano nel tempo, Micaela Adamestiano, ma quasi senza nessuna scenografia preparata, oggi è riuscita a incontrare per la prima volta un'altra cugina che vive in Italia, un'altra nipote di Adamestiano che viveva in Calabria, che non aveva avuto mai la possibilità di incontrare l'altra cugina che viveva in Romania, in un incontro quasi da scena televisiva. Quindi saluto anche loro per essere venute a celebrare il centenario della nascita del Mestiano. Poi, prima di passare questa volta lo confermo, un grazie particolare a tutti i collaboratori del Museo di Policoro. Sono stati bravissimi. Devo dire che in silenzio mi hanno sopportato, che non è facile, perché certi ritmi, cioè lavorare fino alla sera 7, 8 di sera senza mangiare, non hanno fiatato. Ogni tanto qualcuno timidamente portava dei piccoli trallucci, dice: possiamo? Dopo, veramente li ringrazio, sono stati di una generosità incredibile e hanno fatto anche, a mio giudizio, un ottimo lavoro. Poi la mostra si compone di due parti, una che riguarda fondamentalmente il percorso di vita di Adamestiano, che illustrerà l'amico Bianco, l'altro invece un breve percorso archeologico per illustrare i temi della ricerca di Adamestiano.
si comincia con una esposizione simbolicamente importante del perché è nata la sovrintendenza per i beni archeologici della Basilicata, allora si chiamava nell'antichità, nel 64. Bene, nel 1963 a Policoro si costruisce tantissimo, è il paese in espansione e durante questi lavori viene scoperta una tomba straordinaria, una tomba ricca di vasi figurati. Questi vasi vengono distrutti in parte, trafugati, venduti, eccetera. Intervengono per fortuna le forze dell'ordine, i responsabili della tutela, molto di quel materiale viene recuperato, però si pone il problema. Una città come Policoro, allora era un piccolo centro, ma queste comunità della riforma agraria, in fase di forte sviluppo, gli interventi per la bonifica stavano distruggendo un territorio, era necessario creare un presidio per la tutela archeologica. Nel 64 il governo, allora ministro della pubblica istruzione, firma il decreto che istituisce la sovrintendenza e ad Amestriano arriva nell'aprile del 64, arriva qui in Basilicata e imposta quel programma che ancora oggi dà i suoi frutti. Quelle linee sono una rete museale completa per presidiare il territorio, vincoli, non c'erano vincoli in Basilicata, perché la sofferenza, questo tormento della divisione della regione tra Taranto e Salerno riduceva l'importanza e efficacia della tutela, per cui funzionari non ce n'erano, tranne l'Abracco che faceva il possibile nel museo di Matera, tutti gli altri lavoravano altrove. La Basilicata veniva sistematicamente saccheggiata anche da clandestini. Nel 64, grande programma per la rete museale che esiste, l'unico in Italia che c'è ancora 9 musei statali regolarmente aperti al pubblico. Rete dei parchi archeologici. Anche questo è un vanto per la regione Basilicata. E in più una serie di presidi sul territorio che rendono la Basilicata particolarmente, diciamo, tutelata, ma anche conosciuta e valorizzata. Questi sono i tre cardini dell'attività di Adamestriano. Tutto quello che dopo è venuto deriva da questo progetto che Adamestriano ha impostato. La mostra segna proprio questi temi, il territorio, il rapporto prescindibile, la grande attenzione che lui ha saputo riservare a Policoro, la fase di Silis e la fase di Racleia più tarda, metà Volto e metà Pontino, e i centri dell'interno, quali Vaglio, quale Grossano, quale Armento. Noi vedremo appunto quelle scoperte che hanno segnato l'archeologia della regione. Quindi non mi voglio anticipare altro e volentieri passo la parola all'amico Rocco per il proseguo della serata. Grazie. Policoro, ma Dino Adamestriano è legato a tutta la Basilicata, al Mezzogiorno, all'Italia, all'Europa, ma è legato soprattutto alla città di Policoro. E quindi nel chiedere l'intervento del sindaco Rocco Leone, volevo così sollecitarlo in qualche modo, dicendogli: ma Policoro, la città di Dino Adamestriano? Anzitutto, buonasera a tutti, buonasera ai miei amici sindaci che sono presenti, buonasera al senatore Guirazzi, buonasera al mio amico Antonio Di Sandro, già sindaco di Policoro, buonasera e benvenuto al Presidente della Giunta regionale che ci onora della sua presenza. E quello che mi mette un po' di imbarazzo parlare in un posto dove si vive un po' di sacralità, perché in questo posto si è concretizzato il lavoro del professore, del grande maestro. Se il grande maestro fosse solo di Policoro sarebbe riduttivo per il lavoro che lui ha svolto nella nostra regione. Certamente ha fatto molto per questa comunità. Io stamattina ho detto: lui è arrivato quando c'era quel terreno arido della riforma, arido intendevo quello che ha detto poc'anzi il dottor De Siena, quando noi non avevamo il senso e il rispetto di quello che erano le nostre radici, non conoscevamo le nostre radici,
lui ci ha insegnato ad amare e a scoprirle le nostre radici. E Policoro gli deve molto, però non è solo cittadino di Policoro, sarebbe un atto di presunzione, perché lui ha dato molto alla Basilicata, ha dato molto alla Puglia, ha dato molto alla Sicilia. Lui ha scelto di vivere a Policoro, questa città ne è onorata e per questo insieme al dottor De Siena abbiamo voluto organizzare questa giornata e speriamo che questo museo, che è il museo che sta a Policoro, però è il museo che rappresenta le origini della civiltà dell'Europa occidentale, possa entrare più nella città, perché la sfida di chi amministra questa città è di portare il museo all'interno della città, di farlo diventare parte integra della città stessa. Quindi grazie al dottor De Siena, grazie a tutti i convenuti e grazie a questo grande maestro che nel suo passaggio ci ha onorati della sua presenza. Buonasera a tutti. Grazie al sindaco Leone. Io ricordo che negli ultimi tempi, quando andavo a trovarlo, mi parlava con orgoglio di questa nipote che anche lei faceva l'archeologa. Allora pregherei la signora Micaela D'Amesteano di raggiungerci per la sua testimonianza. Al destino che ha deciso che io sia sua nipote, mi sento un po' lucano. È la terza, tredicesima volta che mi trovo qui a Policoro. Lui mi ha aperto questa porta non solo nelle sue visite in Romania, ma anche facendomi girare dappertutto, non solo agli scavi, anche in posti dove lui visitava gli musei o riceveva gli onori che diverse comunità gli offrivano. Un'altra cosa che vorrei confessarvi è il modo in cui Dino ha marcato la mia esistenza di archeologa. Per dire la verità, io avevo deciso di prendere questa strada prima di sapere che Dio esistesse. Come sapete, lui è rimasto in Italia come conseguenza del cambiamento di regime politico in Romania. I suoi fratelli ne hanno avuto a subire le conseguenze. Oltre che erano figli di prete, figli di un prete, cosa che non era una cosa molto buona per quel regime. A noi i bambini non hanno parlato molto di Dio. Io ho saputo della sua esistenza proprio quando lui è cominciato a ritornare in Romania. Dunque nel 65 avevo 13 anni. La mia decisione di fare l'archeologa l'avevo preso circa 2 anni prima.
l'ho incontrato per la prima volta nel 67, perché lui è venuto in Romania per la prima volta nel 67. Ed è stato lui che mi ha portata per la prima volta a Istria, che è la città dove lui ha cominciato a scavare, ha fatto i primi scavi. Avevo 16 anni. È stato lui a mettermi in mano il primo strumento archeologico, non so come si dice in Italia, alla mia vergogna, o forse non mi ricordo più, ma era sul sito di Vaglio di Rossano, che era appena aperto. E lui mi ha detto: fammi pulire. Siamo arrivati verso la sera, non c'era più nessuno, e lui: puliscimi quella. E non avevo mai tenuto in mano quella cosa con ecco, tremando così come futura archeologa, candidata all'archeologia, davanti a un grande archeologo che era mio zio, ho tentato di fare quello che lui mi diceva. Dunque, i miei ricordi sono un po' diversi dai vostri, ma grazie a questo incontro io sono stata in grado di completare l'immagine, il ricordo di Dino tramite i vostri ricordi. Questa è una grande restituzione che voi fate alla famiglia. Dino ci ha mancato, adesso vedo che manca anche a voi. Manca a tutti e questo ci unisce. E vi ringrazio ancora una volta. Pater Antiquitatis Lucane. Stamattina abbiamo ricordato che celebriamo oggi i 100 anni dalla nascita e non parliamo della morte, 1913 e non 2004. Però siamo in Basilicata, siamo in Lucania, non possiamo non ricordare le odi oraziane e non possiamo ricordare quella famosa frase: non omnis mori, non tutto di me morirà. E allora oggi ricordiamo questo grande maestro, questo grande archeologo, quest'uomo che per tutta la vita si è impegnato e ha fatto molto per questa terra, e lo facciamo attraverso appunto questa mostra a lui dedicata. E allora dal direttore archeologo Salvatore Bianco sentiamo di che mostra si tratta. A molti di voi in questa sala, in cui con tanti di voi abbiamo condiviso dei momenti belli, abbiamo presentato tante belle esposizioni, mostre archeologiche, fatto presentazioni di scoperte scientifiche importanti, abbiamo fatto delle conferenze scientifiche di grande interesse. In questa sala che tradizionalmente, da quando l'abbiamo allestita, l'abbiamo sempre chiamata convenzionalmente, familiarmente, tra di noi in sala conferenze di noi restiamo, forse perché c'era da sempre la sua immagine, che per noi ha sempre avuto un significato quasi tutelato. Sono contento che ci ritroviamo per ricordare Dino D'Avestiano nel giorno appunto del centenario della sua nascita. Il fatto che tante persone stamani e oggi pomeriggio siano convenute qui significa appunto che in tanti lo ricordano. E io ricordo come fosse oggi la giornata in cui nel 2004, di quell'inverno, quella giornata anche fredda del 2004, abbiamo celebrato i suoi funerali, c'era tantissima gente anche di Policoro, che non aveva rapporti diretti con lui, ma che era venuta a salutare il professore straniero, come da molti presenti anziani era ricordato qui, era conosciuto qui a Policoro. E poi ricordo i tantissimi gonfaloni, di tanti comuni della Basilicata, dalla Sicilia, i comuni di Gela, di Dutera. E sono contento che questa sera, per esempio, tra di noi ci sia Caterina Ingoglia dell'Università di Messina, che ha portato la sua testimonianza appunto per la sua attività in Sicilia, o l'architetto Salvatore Guedi, fino all'altro giorno direttore del Museo di Gela, ora sovrintendente a Caltanissetta, e mi annunciava appunto l'idea anche di poter fare pure in Sicilia qualcosa per ricostruire
l'attività di Dino Adamestiano in Sicilia, che poi un po' nel corso degli anni si è andato, si è perso appunto il ricordo, come diceva stamani Caterina Ingoglia. Io vorrei ringraziare per questa giornata tutti i convenuti, non voglio fare i nomi, appunto, dice il dottor Messina, sono tanti. Ringraziare appunto per la sua presenza di stamani il presidente Colombo, il professor Fonseca, l'architetto Mertens, il professor Tisini, Mannatti, il direttore generale che ha mandato appunto il suo messaggio, il direttore regionale Maurano, l'architetto la signora Piscaglia, cioè tutte persone che hanno condiviso nel corso di tanti anni con Adamestiano tanti momenti di lavoro, che hanno realizzato delle opportunità, delle scelte importanti, momenti importanti di scelte strategiche per lo sviluppo dell'archeologia di questa regione. Io devo ringraziare anche quanti hanno reso possibile questa giornata, in primis il presidente De Filippo della giunta regionale e Mariano Schiavone della regione Basilicata, ora dirigente all'APT, che ho forse infastidito tante volte quando sono andato per l'approvazione di un progetto che è stato poi approvato grazie alla disponibilità del Presidente per l'adeguamento funzionale di questo museo, che finalmente dopo tanti anni ha avuto la sua climatizzazione, quindi questo è anche una buona cosa per la conservazione dei reperti all'interno delle sale espositive, e poi anche per l'allestimento delle nuove sale, del nuovo corpo museale che è stato realizzato e già allestito. Aspettiamo di risolvere dei problemi per l'apertura appunto delle nuove sale che saranno destinate all'esposizione della documentazione, quella immensa documentazione archeologica, ora esposta in minima parte, del mondo degli Enotri e dei Lucani. In più era previsto questo progetto la giornata di oggi, questa piccola mostra appunto che ci parla dell'attività di Adamestiano in Basilicata, e soprattutto la realizzazione di questo catalogo. Questo catalogo, di questo devo ringraziare anche molto l'editrice Scorpione, il professor Piero Massata, l'editrice Scorpione, che mi ha veramente supportato a lungo per arrivare a quel livello di, come dire, di gradevolezza anche del volume, di perfezione tipografica che volevamo appunto raggiungere, visto che doveva essere uno strumento di conoscenza dell'attività di Adamestiano, uno strumento appunto che rimane, un libro, una cosa che rimane nel tempo, e quindi volevamo appunto un prodotto tipografico di un certo rilievo che come dire, documentasse nel tempo proprio l'attività, non solo la figura umana di Dino Adamestiano, ma anche tutta la sua attività scientifica. Abbiamo sentito oggi che tante testimonianze l'attività scientifica sul Mar Nero, prima negli anni giovanili, poi il suo arrivo a Roma, la seconda laurea a Roma con Gaetano De Sanctis, poi l'attività presso l'Accademia di Romania fino a che non diventa bibliotecario dell'Accademia, poi il periodo appunto cruciale e drammatico per lui della scelta di rimanere in Italia con il cambio di regime in quel paese, con tutte le conseguenze, come ci diceva Michela, che sono state appunto per la sua famiglia, quindi la condizione di profugo, di apolide, quindi il campo di concentramento di Bagnoli, quindi l'esperienza in Sicilia, aiutato dagli amici siciliani, dai sovrintendenti siciliani, da Bernardo Grea, da Pietro Ricco, da Giovanni Rizza, fino a che poi non arriva Piero Orlandini, con cui inaugura una lunga stagione di collaborazione, si sente? Di collaborazione con insieme appunto i due di Gela, come era stato ricordato oggi, come erano chiamati da Giorgio Vallet, e quindi inizia questa grande collaborazione scientifica fino alla inaugurazione della, non so da cosa dipenda, Gela nel 59. E quindi poi le sue esperienze quando viene chiamato a fondare l'Aerofototeca Nazionale a Roma, dove praticamente concentra tutta quella grandissima mole di documentazione aerofotografica dei diversi paesi, anche quelli belligeranti,
Ancio Penna appunto da lui, fatta parte dall'Istituto Aeronautico Militare, quindi praticamente tantissimi voli sul territorio nazionale in vista delle grandi opere infrastrutturali che si andavano realizzando in Italia, quindi questa grandissima documentazione che viene raccolta nell'Aeronautica Nazionale, poi le esperienze con l'Istituto di Studi per il Medio del Sud Oriente con gli scavi in Israele e in Afghanistan, dove conosce casualmente Rocco Mazzarone su un sentiero polveroso appunto del Belucistan, come lui racconta nell'intervista con l'occhio che fa proprio appunto a Rocco Mazzarone nel 94, e poi i due si ritroveranno ancora casualmente a Matera, ne raccontavano sempre la trattoria e il volo, e si riconoscono a distanza di anni, da lì inizierà questo grande sodalizio che continuerà per tutta la loro vita, veramente un'amicizia indimenticabile. Io ringrazio anche tutti quelli che per questo catalogo, per la mostra, ci hanno consegnato immagini di Dino D'Avestiano. Anche Micaela D'Avestiano, quando siamo stati in Romania, ci ha consegnato tantissime immagini dell'archivio di famiglia. Ringrazio appunto Micaela per tutto quello che ha fatto quando siamo stati lì, e queste immagini confluiranno nel fondo intitolato a Dino D'Avestiano, che è conservato appunto insieme alla sua biblioteca presso questo istituto. E ringrazio anche Anchia D'Avestiano, l'altra nipote che vive in Italia. Anche lei dal suo archivio di famiglia ci ha consegnato tantissime immagini, ma tante altre immagini sono state consegnate da amici e colleghi che rimangono appunto in questo archivio. Inoltre devo ringraziare anche il ministro Cospito, non so se oggi pomeriggio è andato via, perché ci ha aiutato tanto con l'ambasciatore di Bucarest nella organizzazione della mostra in memoria a Dino D'Avestiano presso il Museo Nazionale di Storia di Bucarest, e ci ha facilitato tanti, risolto tanti problemi, come pure lo ringrazio per il suo scritto che è presente appunto nelle presentazioni di questo volume, gli scritti che ci sono stati dati anche molto gentilmente dall'ambasciatore Rava Russo di Romania in Italia, e adesso è rientrato nel suo paese, dal professor Mihai Barbulescu, direttore dell'Accademia di Romania in Roma, e poi ancora tutti gli amici e colleghi che hanno scritto. Li ringrazio per i testi, anche se li ho disturbati spesso per la consegna dei testi, devo dire che tutti sono stati più o meno solerti, tranne Antonio De Siena, che è stato il più ritardatario. Ringrazio Liliana Giardino, che ha dato appunto il suo contributo, che ha condiviso veramente tantissimi anni con D'Avestiano di studi e di ricerche, dagli scavi fatti appena arrivata in Basilicata, proprio giovanissima, in due siti importantissimi, quello di Grumentum, della città romana di Grumentum, e quello di Policoro, la zona occidentale della collina di Policoro. E poi Liliana Giardino, diventata appunto la sua collaboratrice scientifica più stretta, divenendo sua ricercatrice presso l'Università di Lecce, e dove ora è professore appunto di archeologia della Magna Grecia. E poi ancora devo ringraziare Giuliana Tocco, che arriva anche lei giovanissima, primo funzionario della sovrintendenza a Potenza, come nel suo contributo dice, trova ad attenderla nella stazioncina all'epoca di Potenza, Dino D'Avestiano con un fascio di fiori, no? E quindi appunto la sua grande esperienza in Basilicata. Poi ritroviamo Giuliana Tocco, il nuovo sovrintendente in Basilicata fino a a voi che parte, una bella esperienza poter lavorare con lei, e Elena Lattanzi, che conosce Dino D'Avestiano presso il Museo di Taranto, sentendo, dice, nel suo contributo le notizie che arrivavano dalla Basilicata, decide di lasciare Taranto, di seguire ad D'Avestiano per la risistemazione del Museo di Matera, poi diventa dopo D'Avestiano sovrintendente in Basilicata, fino a che poi non arrivano i bronzi degli Aci a Reggio Calabria, quindi prelevata dal ministro Scotti, mi pare, non è Elena, e portata subito in Calabria.
E poi devo ringraziare ancora Roberta Giunta, che ci ha raggiunto oggi, professore all'Orientale di Napoli, dove insegna biografia islamica e arte orientale, che ha scritto appunto sul suo recuperato tutta la documentazione sugli scavi di Adamestiano in Afghanistan, ci ha dato questo prezioso contributo, dove tra l'altro poi, come dicevo prima, appunto Adamestiano conosce Mazzarone. Caterina Gomez, che abbiamo sentito oggi per l'attività di Dino Adamestiano in Sicilia, e poi ancora Marcello Tagliente, con cui abbiamo condiviso l'esperienza appunto della mostra a Bucarest, Joseph Coleman Carter per quanto riguarda la sua attività all'Università di Austin nel Texas, che fu chiamato da Messiano per fare tutta una serie di ricognizioni sul territorio dell'entroterra di Lecce, dove diventa appunto, come abbiamo sentito oggi dal professor Fonseca, diventa direttore del dipartimento e poi direttore della scuola di archeologia che oggi è a lui intitolata. Quindi c'è questo rapporto legame strettissimo tra Dino D'Amestiano e l'Università del Salento. Il volume l'abbiamo intitolato Dino D'Amestiano, l'uomo e l'archeologo, perché ci sembrava opportuno far risaltare proprio nel senso la sua grande umanità, l'umanità di questa grande figura appunto di uomo. E poi il volumissimo, iniziato sulle coste del Mar Nero, nella regione di Istria, con il suo maestro Scott Lambrino, e dove appunto si sperimentano per le prime volte sulle coste del Mar Nero, sulle pianure del Mar Nero, nella zona di Istria, delle colonie di Tomis, Tallatis, l'uso della fotografia. Il volume sicuramente Adamestiano sia sul Mar Negro, su questi territori, ha con modalità differenti da zona a zona e da caso a caso. Il volume per noi, diciamo, è un atto di riconoscenza nei confronti di Adamestiano per quello che ci ha insegnato, tutti quanti quelli di noi che hanno avuto contatti con lui, come maestro, appunto come anche amico in tantissime occasioni. E per quanto ho fatto anche per l'archeologia della Sicilia, per l'archeologia appunto della Basilicata. Quando lui arriva c'è una realtà museale che era limitata ai musei di Potenza, Museo Provinciale di Potenza e Museo Ridola di Machiavelli, che non versavano in ottime condizioni. Lui dice appunto nella sua intervista a Rocco Manzarone, dice che erano ridotti quasi dei depositi, per questo chiamerà poi appunto Elena Lattanzi per esempio per la ridefinizione del museo Ridola. E poi appunto, come ricordava il dottor De Siena, due monumenti simbolo dell'archeologia di oggi della regione Basilicata, il teatro di Metaponto e il teatro di Gruventum, nel 64 erano praticamente due cumuli di pietrame in forme di cui non si intuiva assolutamente appunto, come dire, la destinazione d'uso appunto di queste, e lui riuscirà attraverso appunto l'operazione di scavo, di restauro, studio di questi monumenti, riuscirà praticamente poi a realizzare il sistema museale di cui si parlava, con i ben 9 musei nazionali e i parchi archeologici che costituiscono appunto questo invidiabile patrimonio storico della regione Basilicata. Dobbiamo dare atto a Messiano che dal 64, quando lui arriva, praticamente costruisce proprio l'archeologia di questa regione. E fino a quel momento il mondo accademico internazionale, possiamo dire, ignorava il patrimonio archeologico della regione Basilicata, che era considerata, a parte qualche monumento, una regione priva di interesse dal punto di vista archeologico. Tant'è che lui ricordava sempre questa espressione di uno studioso inglese alla fine degli anni 50, terra incognita, che diceva appunto che la Basilicata era una terra incognita, una terra sconosciuta, priva appunto di interessi, e lo dice appunto anche nel suo volume Basilicata Antica. E quindi appunto praticamente con il suo arrivo si delinea invece una nuova stagione di studi, riprendono vita tutte quelle testimonianze archeologiche che pure si conoscevano, ma che erano i musei stranieri, come il Cavaliere di Grumento e al British Museum, come la Corona d'Oro di Armento a Monaco di Baviera, come tanti vasi che riempivano appunto i musei di mezza Europa,
Quindi egli tesse le sue nuove scoperte sul territorio regionale con quelle testimonianze, ridando vigore appunto a questa importantissima documentazione archeologica che poi sfocerà nella mostra del 71 di Potenza, Popoli Anellenici in Basilicata, oppure con i convegni di Taranto di quegli anni, Vie di Magna Grecia, Grecia Italici in Magna Grecia, poi nel 73 il volume dedicato a Metaponto. E quindi ecco l'attenzione internazionale del mondo accademico e dei convegni internazionali appunto sull'archeologia regionale della Basilicata, le tante scoperte che avvenivano dal Melfese alla Vanogrese, al Materano, nelle colonie greche della costa, nei centri latini di Monumentum e di Venusia, praticamente appunto grandissime scoperte che delineano, illustrano, fanno conoscere il patrimonio archeologico della regione Basilicata grazie soprattutto a questa applicazione intensiva della fotografia aerea sul studio appunto del territorio. E poi soprattutto grazie alla collaborazione che gli instaura con tantissime missioni universitarie italiane e straniere che lo aiutano a disvelare il patrimonio archeologico regionale. Quindi questo, diciamo, in sintesi un pochino quella di sua, è stata la sua grande attività di studio appunto sul territorio regionale. Naturalmente nella mostra troveremo, al di là di alcuni suoi oggetti personali e riconoscimenti, troveremo appunto degli oggetti simbolo che vengono dagli scavi più importanti, materiali che lui ha riportato in luce, che lui ha scavato e che ci sono dei punti fermi nell'archeologia di questa regione, ma soprattutto poi è il volume, ripeto, che illustra attraverso i contributi degli amici, colleghi appunto che hanno scritto, illustra in maniera molto esaustiva quello che oggi abbiamo sentito in sintesi da parte dei diversi relatori. Grazie, vi auguro buona notte. Grazie, onorevole direttore Salvatore Bianco. Stamattina abbiamo ascoltato alcune testimonianze di amici, di estimatori, di storici, però mancava probabilmente la testimonianza di chi ha lavorato con Dino Adamastiano proprio accanto. E allora, tra i tanti autori di questo catalogo, vorrei chiamare, ho visto che la dottoressa Lattanzi si è allontanata, allora cominciamo con la dottoressa Giuliana Tocco per una sua breve testimonianza, anche il testo che ha inserito in questo catalogo. Parlo di Dino, brevi per non approfittare troppo della pazienza di chi ci ascolta, ma felice di poterle pronunziare perché lo avete sentito tutti già stamattina. Abbiamo sentito parlare da tanti come di Dino Adamastiano come maestro. E effettivamente per ognuno di noi il magistero di Dino Adamastiano è stato importante e fondamentale. Tra tutti quelli che si possono considerare suoi discepoli, io credo di essere una delle privilegiate, di essere stata particolarmente fortunata, perché sono arrivata in Basilicata io di prima nonna, quindi assolutamente digiuna di che cosa significasse, naturalmente avevo studiato archeologia, avevo fatto la mia scuola di specializzazione, avevo fatto gli scavi, avevo partecipato a scavi organizzati dall'università, ma non sapevo che cosa significasse calarsi in un territorio e affrontarne tutte le problematiche. E sono arrivata qui in Basilicata in un momento in cui solo da qualche anno era stata costituita la sovrintendenza di Potenza, prima divisa in due parti, come è stato detto stamattina, tra Puglia e Campania, e qui non c'era che Dino Adamastiano come archeologo, solo lui, il sovrintendente, a cui avevano affidato questa sovrintendenza da creare, da costruire, da inventare. Lui era già noto in realtà al Ministero per la sua capacità di organizzatore, aveva costituito lui l'aerofototeca e ne aveva fatto immediatamente un punto di riferimento per tanti studiosi.
aveva dato all'Italia questo privilegio di avere questa raccolta pressoché unica, anche se gli studi dell'aerofotografia come strumento di ricerca archeologica era già cominciato da alcuni anni e altrove, però veramente questa raccolta è un istituto preposto alla raccolta e allo studio della fotografia, finalizzato allo studio del territorio da un punto di vista archeologico, veramente l'Italia l'ha avuto come prima proprio per merito di un'unione di Mestiano. E dunque quando io sono arrivata qui, la sovrintendenza era tutta concentrata su questa figura di archeologo e su pochissimi impiegati. Facevamo il conto, insomma, oggi a pranzo forse saranno stati una decina in tutto e qualche custode. E tutti raccolti intorno a questo vulcano di energia, di iniziative, di entusiasmo, tutti entusiasmi. Quando io sono arrivata qui, io l'ho trovato già nel pieno dei suoi programmi e immediatamente sono stata travolta da questa, da questo suo entusiasmo. Mi ha trascinato immediatamente nei primi mesi di mia esperienza qui come funzionario ispettore archeologo. Io sono andata in giro con lui dappertutto, tutta contenta naturalmente di apprendere, perché lo avete sentito dire in questi, nei discorsi di questa mattina, uno dei caratteri distintivi di Dino D'Alessiano era la grande generosità. Lui elargiva senza limiti la sua scienza con una grande semplicità, ma era pronto a insegnare sempre, a dare i frutti della sua esperienza, a trasmettere agli altri. E quindi ho avuto il privilegio di essere discepola unica quando insegnava a me a leggere le fotografie aeree, e solo a me, perché eravamo io e lui a dover affrontare questo territorio. E poi ad affrontare tutte le problematiche. Allora in Basilicata avveniva quello che, quando poi sono andato a fare il funzionario a Napoli, era, non era assolutamente all'ordine delle cose. Qui in Basilicata la sovrintendenza ai beni archeologici sedeva come membro di diritto nello studio dei piani regolatori, nella pianificazione territoriale. Ed era veramente un caso unico, perché altrove molto spesso le sovrintendenze ai beni architettonici erano presenti costantemente nello studio dei piani regolatori, ma le sovrintendenze archeologiche venivano invitate solo all'occorrenza. E invece io ho imparato al suo fianco a partecipare sin dal principio alle riunioni per lo studio dei piani regolatori. Ho imparato rapidamente com'è importante prevenire le trasformazioni del territorio nella salvaguardia. Ho voluto intitolare il mio contributo per questo prezioso volume, che veramente è per noi un ricordo straordinario, e maestro e precursore, perché ad Amestiano è veramente stato un precursore, non solo nell'avvalersi delle tecnologie nuove per lo studio del territorio, non solo per come impostava la ricerca archeologica, ma anche per questa sua grande capacità di considerare l'archeologia un elemento fondamentale, ineludibile nello studio del territorio nel suo insieme. Questa sua consapevolezza profonda dell'importanza del contesto, che per noi è una regola scientifica nella ricerca archeologica, il contesto è fondamentale, ma per lui il contesto era a tutto campo, era la valutazione delle trasformazioni del territorio come storia dell'uomo dalle origini fino ai giorni nostri, e quindi per lui era importante essere presente nella,
nel momento in cui si decideva il destino del territorio, nella pianificazione. E naturalmente voi capite che impostando la ricerca archeologica in questo modo, non solo da un punto di vista rigorosamente scientifico, ma calando l'attività e l'esperienza dell'archeologo nel pieno della realtà di tutti i giorni, per un giovane archeologo è stata un'esperienza fondamentale, perché altrove ancora non si concepiva così l'archeologia. E quindi quando a mia volta ho dovuto affrontare il ruolo di soprintendente, intanto comincio col dire che probabilmente io ho vinto il concorso di soprintendente per l'esperienza che avevo fatto in Basilicata, più perché per l'esperienza che ho poi fatto successivamente, ma e per gli insegnamenti che mi aveva elargito con grande generosità Pino D'Amestiano, ma ho poi potuto affrontare la mia attività di soprintendente con quella idea ampia del territorio che da Dino Messiano ha preso. È un'impronta che mi sono portata nella vita insieme con grande entusiasmo, insieme con la grande passione, e quindi di questo ringrazio di me. Grazie. Lo ricordo, l'abbiamo vista. Beh, non resta molto da dire, cioè io ho scritto qualcosa in questo bel volume veramente che è stato già apprezzato moltissimo anche prima che fosse presentato, si può dire, le prime copie che abbiamo fatto vedere hanno riscosso gran successo. Ecco, io posso dire, come forse è stato mi pare già ricordato, che di questo sono contenta, di avere scelto la Basilicata, perché nella Puglia, dove pure ho lavorato, nella mia prima sede di intendenza, dove ho lavorato molto bene con Attilio Stazio, ero appunto al corrente, quello che racconta Giuliana, appunto, erano i racconti, era quello che arrivava anche a me. E quindi questo grande desiderio di partecipare ad un'esperienza diversa da quella che avevo in quel periodo, perlomeno Puglia, e mi ha spinto a chiedere e anche a insistere per essere assegnata alla Basilicata. Ecco, di questo sono contenta, perché è stata una scelta mia libera, non è stata un'assegnazione del Ministero così un po' volta a caso. E certo, anche io ho dei bellissimi ricordi, ma non qui a tardi, non è il caso certamente di raccontarli tutti, sono racconti del volume curato da Salvatore Bianco e Antonio Desier. E ti posso dire come ho conosciuto D'Amestiano, di cui sentivo certamente parlare, convegno di Taranto, la prima volta l'ho conosciuto mentre, secondo le sue abitudini, in maniera molto amichevole e democratica, giocava a carte con i custodi del museo di Taranto, quando ancora la guardia notturna era lì e non c'erano particolari tecnologie, e così l'ho incontrato. E subito mi ha invitato, come diceva, soleva dire, cara mia, domani vado da Mendolara, c'è la Giulietta Lagenier che sta scavando, perché non vieni con me? E io sono andata. E da quel momento ho cominciato un dialogo con lui, che per tutti noi è stato un'esperienza veramente importante. E direi non solo un'esperienza archeologica, scientifica, ma un'esperienza, come è già stato forte detto, di vita, in quanto D'Amestiano è diventato uno dei punti di riferimento nostri, punti di riferimento che purtroppo oggi io penso manchino. Non abbiamo dei modelli come Dino D'Amestiano. Ci sono molti illustri studiosi, per carità, persone valorose, ma non so, io non trovo un modello di riferimento. Il lavoro innanzitutto, anche il sacrificio, senza orari, senza mangiare, non dico da bere, ma insomma, per un lavoro quando era necessario, naturalmente senza limiti di tempo, un entusiasmo per tutto quello che appunto si imparava da lui, la libertà di poter andare a studiare quando si chiedeva,
la possibilità di partecipare a tutto questo nuovo mondo che si apriva e che in Italia veramente, da questa volta dal destino, ma non per mia scelta, alla Calabria, ho cercato di imitare, di far fruttificare l'esperienza e cominciare indagini, per esempio, territoriali, anche con i miei collaboratori, anche nell'interno, non solo alla ricerca appunto delle prestigiose colonie greche, per tutti i giovani che io ho conosciuto quando erano un po' più giovani, e comunque con la legge, la famosa legge 285, sono arrivati in gran numero, e questa è stata anche una esperienza che mi sono trovata. Io sono stata molto contenta di fornire un brevissimo contributo nel catalogo dedicato a Dino Mestiano sulle attività condotte dall'archeologo in Afghanistan. Io non ho avuto la fortuna di conoscere il celebre archeologo, ma ho avuto l'onore e il piacere di lavorare sulla documentazione che raccolse in Afghanistan con la missione archeologica italiana. La missione ha lavorato dal 1956 al 1978, ovvero l'anno dell'invasione sovietica. Adamestiano fu direttore di scavo nel 59 e nel 60. La missione era missione dell'Istituto di Roma, l'ISMEO, diventato poi SIAO, oggi nuovamente ISMEO, ma appoggiata all'Orientale di Napoli. E io lavoro nella missione archeologica dal 2000. Il contributo di Adamestiano per i lavori condotti nello specifico nella città di Ghazni, che è una città penso ignota a molti, ma particolarmente importante sia per il periodo buddista che per il periodo islamico, nello specifico il medioevo islamico, quando la città dalla fine del X secolo e l'arrivo dei mongoli, quindi all'inizio del XIII secolo, diventa una delle più importanti capitali culturali, politiche ed economiche dell'Asia, crocevia tra la Persia, l'Asia centrale e la Valle dell'Indo. Il contributo di Adamestiano dunque è importante nella misura in cui qui si mette in evidenza non solo la figura di un archeologo classico, ma la figura di un archeologo esperto di buddismo, una figura di un archeologo esperto anche di Islam medievale. Questo dimostra, come dire, la sua capacità di entrare in ogni forma dell'archeologia in qualunque area, anche quelle che non erano, che non facevano parte della sua formazione. Tutto quello che mi ha incaricato come archeologo di partecipare di collaborare della mostra con un contributo dalla Sicilia alla edizione del catalogo, sono stata molto contenta perché pur avendo conosciuto Adamestiano negli ultimi anni della sua vita e comunque sempre in occasioni particolari, sempre essendo riuscita a parlare con lui in maniera molto rapida, ero sempre stata affascinata figura, perché avevo sentito lavorando a Gela, cioè sin dalla mia prima formazione, coloro che avevano lavorato con Adamestiano a Gela raccontare di questo personaggio straordinario. Non è nelle migliori condizioni. Commentare qui quello che viene chiamato un catalogo, ma che in molte parti è un diario di persone che esprimono non solo l'affetto, ma anche la consapevolezza di aver ricevuto degli insegnamenti da parte del professore Adamestiano, è sicuramente una bella cosa per noi del Ministero. Incontro Antonio De Sena, diceva, hanno lavorato qui tutti fino alle 8 di sera, e io non mi sono meravigliato perché questo è uno dei musei che è stato costruito non solo con le mura, ma anche con le persone, dal professor Adamestiano. Io non ho lavorato, non sono un archeologo, e non ho lavorato con lui, ma ho avuto modo di confrontarmi con molti di quelli che impropriamente vengono chiamati giardinieri. I giardinieri sono diventati un numero eccezionale, sorprendente. I giardinieri, anche quando non sono diventati sorprendenti,
sono stati tutti un riferimento molto importanti per i posti di addetti a questo modo. Io so che stamattina c'era il professore Guidice, che è stato uno degli allievi e poi è diventato una delle professionalità più importanti in Italia in questo campo, quindi probabilmente dirò delle cose che forse non sono adatte. Ma da utente dell'area fototeca devo dire che rispetto al vecchio gabinetto fotografico c'è stata un'impostazione fin dall'inizio eccezionalmente diversa. Si facevano le fotografie, si conservavano le fotografie, si faceva tutela, ma si faceva soprattutto l'organizzazione per l'utilizzo delle fotografie. Attilio Maurano, sapete che io in questi ultimi anni ho tentato e sto cercando ancora di raccogliere quella memoria iconografica, tutti quei filmati, quelle fotografie che riguardano un nostro recente passato, tutto ciò che peraltro è conservato per esempio nella Cineteca Lucana. Stamattina abbiamo parlato dell'archivio Bottai e dell'archivio della Romania, dell'Accademia della Romania, che si trova appunto oggi in Lucana. Io sono qui ad esprimere non solo il mio piacere personale per essere stato coinvolto dal sovrintendente, da Salvatore Bianco, anche dal direttore e ovviamente dall'ottimo sindaco che è per molti aspetti anche uno dei padroni di casa di questa bellissima iniziativa. Sono qui non solo per esprimere il mio piacere per essere qui a un evento sicuramente culturale molto alto e molto significativo per la storia, non solo per la storia, immagino anche per il futuro di questa regione. Sono qui anche per esprimere un dovere, mi sentirei di dire, nella più alta possibilità che l'istituzione che rappresento deve esprimere a Dino D'Amestiano. Sicuramente è stato fatto nel passato da tantissimi amministratori regionali, tocca a me oggi esprimere questa riconoscenza e questa gratitudine, e non c'è dubbio che è così profondo e innervato il lavoro di questo uomo, di questo archeologo, di questo intellettuale che ha, come mi sentirò di riferire proprio in qualche minuto, ha animato non solo la storia dell'archeologia in questa regione, ma sostanzialmente è stato punto di riferimento in tante discussioni pubbliche, culturali, sulla gestione del territorio, come veniva indicato. Un alone, come dire, quasi direi di sacralità girare intorno al Dino D'Amestiano, non credo di esagerare, anche per questo, per la musicalità che mi sentirei di dire un po' il suo nome, era per tanti addirittura impronunciabile. Non c'è dubbio, questa è la mia modesta impressione, che intorno a questo nome c'è un carisma e c'è un mito che è proprio di quelli che sono, come dire, i fondatori di una iniziativa e di un'attività. Non ci vuole molto approfondimento per capire che la storia dell'archeologia della Basilicata nasce profondamente in maniera non solo istituzionale, diventa anche così pervasiva nel dibattito pubblico con questa personalità. E è una personalità che non ha mancato anche di riferire che c'erano stati precedenti importanti, lui amava citarne tanti di precedenti, di predecessori importanti che pure avevano in qualche modo provato a disvelare una storia così importante in termini archeologici in questa regione, dalla Ciocca a Fortunato, da Cava a Pedio, erano uomini che avevano in qualche modo anche incominciato a dare le prime semine di interesse rispetto a questi argomenti. La riconoscenza e la gratitudine che io mi sentirei di esprimere in questa circostanza è dovuta anche a un abito addirittura di quelli internazionali, e io penso che questa centralità anche della vicenda archeologica, che non so se è significata sempre allo stesso modo in tutte le parti del nostro paese, mi sembra di riconoscere che non è sempre così, ha costruito e ha strutturato, mi sentirei di dire, una relazione assolutamente rilevante
grande qualità tra l'istituzione regionale e l'indipendenza, che in questi anni hanno fatto percorsi comuni, hanno interpretato iniziative insieme, hanno provato a fare molte operazioni che sicuramente sono state importanti per l'identità e per il riconoscimento della Basilicata, ma sono state importanti perché questi luoghi sono assolutamente quei vessilli e quegli attrattori che consentono più facilmente in termini di comunicazione anche la bellezza e la storia di questa regione. E per queste semplici ragioni io sono qui ad esprimere un dovere importante di riconoscenza e di gratitudine, perché alcuni transiti in questo territorio hanno saputo sedimentare opere importanti che sono ancora oggi impeccabili esempi di bellezza e di straordinaria anche capacità di promozione della Basilicata. Rocco Bragato faceva una citazione, io ve la devo riferire, ognuno di voi, ovviamente il mio rapporto con la De Mestiano è stato salutare qualche dibattito, qualche convegno. C'è stata però un'occasione nella quale proverò a ritrovarlo, credo che sarà, non sarà difficile trovarlo. Nel 1989 io facevo un altro mestiere, quello del giornalista, lavoravo per una grande emittente televisiva meridionale, era enorme, non appaio pubblicità di questa mia informazione. Lavoravo, cadde il regime di Ceausescu, come tutti quanti si ricordano, e venne in mente a un giovane cronista del tempo, che ero io, di trovare, diciamo, il nostro territorio, di fare visita a Dina De Mestiano, alla sua casa a Panevino, ricordo ancora questa stanza di libri, una grande vetrata, nella quale stanza nella quale casa facendo un lungo discorso insieme, che poi fu trasmesso da quella, e mi ricordo con molta chiarezza e nitidezza le cose importanti in termini di democrazia, la forza della cultura e la grandezza anche di questi valori, che possono essere quei valori che consentono di abbattere anche regimi totalitari che sono stati formidabili facitori di ingiustizie e non solo di ingiustizie. Bene, questa bellissima esperienza la ricordo ancora, ne ricordo una seconda, sicuramente sarà stata ricordata anche questa mattina. Dina Mestreale insieme a Cosimo Damiano Fonseca sono stati quelli che hanno proposto, dopo quella di Raciocco, mi sentivo di dire, la più completa e monumentale storia della Basilicata, edita dalla Terza con 4 bellissimi volumi che sono ancora oggi un patrimonio culturale assolutamente importante. Anche in quella circostanza ci fu una collaborazione con la Regione, la Basilicata che dà sempre un grande valore alla storia culturale di questa terra, decise addirittura di fare una legge regionale per mettere in campo questa iniziativa editoriale. Ebbene, il primo dei volumi, quello sull'antichità, un volume di 400-500 pagine, ricordo con saggi di molti studiosi che sono anche qui presenti, che ci consegna in maniera completa di unitare solo una storia, una parte importante della storia della Basilicata, ricordo perfettamente che fu curato da Dina Mestiano, presentato anche da Dina Mestiano in molte iniziative pubbliche, la storia di questa regione che, come veniva indicato, nei primi momenti di conoscenza veniva descritta come quella terra incognita intorno alla quale anche interessanti misteri culturali avevano la necessità di essere chiariti e disvelati. Mi sento di dire che sulla storia di questa figura c'è ancora molto da fare, c'è, per fare una battuta archeologica, c'è ancora un grande futuro da disseppellire. Grazie. Lentamente, vi ringrazio per la pazienza, lentamente ci avviamo verso le sale della mostra, però una preghiera, non per accattare tutti quanti, altrimenti avremo difficoltà a poter vedere la mostra. Gentilmente ci avviamo.
Prego.